We are grains of sand from the same shore. We are made of particles from the same stars. We are drops of water from the same ocean. We are part of a whole. To reimagine.
Immagina Nick. Immagina Chiara. Immagina la nostra vita tutti insieme. È un sogno che dura da un milione di anni. È la nostra storia. E in un momento difficile come questo dovremmo farci venire un'idea. E se formiamo una super squadra, come fosse un grande orchestra, dove ognuno si dà da fare per ricostruire la nostra vita insieme. E lo facciamo anche questa sera, 8 maggio, giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, lasciandoci ispirare dai milioni di volontari che ogni giorno, da tutte le parti del mondo, fanno il gesto più gentile, più utile che esista: tendere una mano a chi ha bisogno di rialzarsi. Un gesto meraviglioso. E lo facciamo da qui, da questo luogo che è un po' anche casa mia e che ben rappresenta l'arte dello stare insieme. Ognuno con la sua voce, con la sua energia, con la sua luce, insieme faranno un spettacolo unico, brillando tutti insieme. Insieme è una parola che mi piace moltissimo. Se c'è una cosa che questo periodo ci ha messo davanti agli occhi è che siamo tutti collegati, anche quando ci troviamo nel caos, ci sentiamo soli, anche quando abbiamo paura, anche quando ci sentiamo persi, come lacrime nella pioggia. Paura che mi prende parte dal profondo di me, come un fuoco che si accende e brucia piano l'anima. C'è una forza che ti spinge, conta più di quello che hai. Quando il mondo non si accorge quanto sono solo, le nostre vite cambieranno, un perenne mutamento che nasce con noi. Le nostre vite passano, apparentemente poco resta di noi. Come frasi che hai scritto in spiaggia, come lacrime nella pioggia. Restano i confini che hai, ma una strada trascendente può cambiare l'anima. C'è una luce che ti avvolge, conta più di quello che hai, è un futuro che sconvolge. E le nostre vite cambiano, un perenne mutamento che nasce con passano, apparentemente poco resta di noi, come frasi che hai scritto in spiaggia, come lacrime nella pioggia. C'è una forza che è quello che non muore di te, c'è un abbraccio che ti stringe. E le nostre vite cambiano, un divino mutamento che nasce con noi. Le nostre vite passano, apparentemente poco resta di noi, come frasi che hai scritto in spiaggia, come lacrime. Oh yeah. Complimenti Enrico. Wow, Chiara, mi piace un sacco queste parole. La nostra vita cambia, è un perenne mutamento.
Sì, il mondo a volte cambia anche quando non ce ne accorgiamo e non siamo pronti, e quando non siamo pronti a volte esplodono tutte le nostre contraddizioni. Che poi c'è un'età per ogni contraddizione, perché quando noi eravamo piccoli, ad esempio, no? Avevamo paura del buio perché eravamo abituati alla luce. Oggi dobbiamo gestire la gioia e la tristezza, l'odio e l'amore. But
Ah, yeah, bellissimo, Erma, fantastico. Amo questo pezzo di Michael Kiwanuka, Love and Hate. Sto chiedendo ai miei demoni di lasciarmi in pace, che verso potente. Certo, ci vuole molto coraggio a riuscire ad affrontare i propri demoni, le proprie ombre ed uscirne vivi. Come dice anche la canzone, you can break me down, no? Non possiamo abbatterci, anche se a volte nella vita forse le paure e le tristezze sono un carico troppo pesante da portare da solo. Eh sì, è tutto molto più leggero se hai qualcuno con cui condividerlo, su cui appoggiarti. Oh, mi viene in mente, conosci questo motivo? Lean on me when you're not down. Sì, bellissima, me la canti questa? Vediamo se la conosci. Ragazzi, lo possiamo fare? Facci no, sentire. Lo sanno fare tutto. Lo sanno fare. Ah. Chiama Mauro Masi a disegnare. Mauro, vieni anche tu. Wow.
energia, Nick, grandi. È vero, tutti abbiamo bisogno di una spalla su cui appoggiarsi. Assolutamente. Sicuramente. Lean on me. Sì, e lo sanno bene anche i volontari della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Sentiamo il messaggio del loro presidente, Francesco Rocca. L'8 maggio è la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. È una giornata in cui non solo celebriamo il compleanno del nostro fondatore, Henri Dunant, ma celebriamo un'attività inarrestabile di 14 milioni di volontari in tutto il mondo. I nostri principi fondamentali diventano azioni. Azioni che possono salvare la vita e lo fanno concretamente in tantissimi luoghi nel mondo, specialmente nei luoghi che vivono le sfide più difficili. E mai come in quest'ultimo anno queste sfide sono state aggravate anche da una pandemia. Una pandemia che però non ha fermato conflitti, non ha fermato i disastri naturali, non ha fermato una crisi economica e una povertà endemica in tantissime parti del mondo dove i nostri volontari comunque giocano un ruolo essenziale all'interno delle loro comunità. Ecco perché è una giornata importante, importante ricordare quanto sia prezioso il lavoro dei volontari nelle loro comunità a servizio della loro gente, e questo ci piace farlo anche con la musica, che è una terapia per l'anima. Noi ci sforziamo di andare incontro, e l'umanità è il nostro primo principio, ma l'umanità non è completa se non si unisce anche all'arte, alle sensibilità di ciascuno. Ecco, attraverso il Blue Note noi esprimiamo ai massimi livelli una delle forme d'arte più importanti, quella della musica, per cui ci piace questo accostamento in una giornata così speciale per tutti noi di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.